È l'emozione che fa uscire la danza, quindi non è che viene prima la danza, viene prima il sentimento. La ballerina si ha la fortuna di avere dei musicisti dal vivo, si lascia coinvolgere completamente dal ritmo, dalla melodia. Nata per celebrare la prosperità e la maternità, la danza del ventre, in arabo Raqs Sharqi, è un'arte di seduzione antichissima. Esistono numerosi stili di danza del ventre che cambiano a seconda del paese d'origine. Tutti richiedono passione e costanza e gli effetti benefici sul corpo e sulla mente sono molteplici. A Lecce l'Associazione Arte Sotto il Sole ha voluto approfondire le origini e la storia della danza del ventre in un seminario organizzato nell'ambito della manifestazione del comune Itinerario Rosa. Anticamente aveva questo significato, era legato al culto della Dea Madre, quindi le donne danzando tra di loro o assistivano la partoriente, quindi era legato alla nascita, oppure chiedevano agli dei l'esito del buon raccolto. La possono ballare anche le donne in gravidanza, non ci sono limiti di età né di corporatura fisica. Siccome la danza con le sue isolazioni, movimenti ondulatori, favorisce un buon mantenimento delle articolazioni o della scioltezza articolare, può essere fatta a tutte le età, anzi meglio, perché ritarda l'osteoporosi e prepara, come dire, per quanto riguarda la gravidanza, prepara la zona pelvica al parto.